Ormai tantissimo tempo fa, sul canale, abbiamo parlato delle backrooms, in particolare su come un post di 4chan si fosse trasformato in una serie di video YouTube in cui venivano mostrati i cosiddetti spazi liminali. Le immagini che abbiamo delle backrooms rientrano nella descrizione degli spazi liminali, ma oggi non parleremo di questo. Dal giorno in cui ho fatto quel video fino ad oggi, le cose si sono evolute, trasformate, e a mia grande sorpresa sono diventate molto più spaventose. Come ogni fenomeno del web, le backrooms si sono evolute diventando uno dei più inquietanti racconti del web degli ultimi anni. Una sorta di Slenderman dei giorni nostri, se così vogliamo dire. Con il tempo, sempre più persone hanno iniziato a parlarne, e sebbene inizialmente fosse un fenomeno diffuso solo nella community inglese, pian piano si è espanso fino ad arrivare con grande affermazione anche in Italia. Video, descrizioni e ricostruzioni delle backrooms hanno letteralmente fatto il giro del mondo, interessando centinaia di milioni di persone. Molto spesso però questi video non hanno fatto altro che alimentare una sorta di falsa credenza. Ebbene, penso sia giunto il momento di spiegarvi tutto quello che so sulle backrooms. Sono sicuro che le avete già sentite nominare, ma che cosa sono le backrooms? È difficile dare una definizione. Quindi torniamo indietro nel maggio del 2019, quando questa foto viene postata su 4chan da un utente anonimo. Viene accompagnata da una descrizione agghiacciante, che ben presto avrebbe fatto il giro del web. La descrizione diceva: se non stai attento e fai no clip fuori dalla realtà nelle aree sbagliate, e qui mi fermo per spiegarvi cosa significa quel no clip. È un termine utilizzato nel mondo dei videogiochi che si riferisce al momento in cui il giocatore interagisce con un oggetto nell'overworld che presenta un glitch e per qualche motivo fa finire il giocatore nella mappa non esplorabile. Finisce spesso in un vuoto infinito in cui continua a cadere e che si trova fuori dalla mappa. Questo è il no clip. Finire in una zona del gioco non esplorabile, che è stata programmata come scheletro del gioco, ma che nessuno dovrebbe mai vedere. Ecco, nella descrizione del post di 4chan si parla di no clip nella realtà. Come se il nostro mondo avesse una sorta di mappa non esplorabile normalmente, e che fa da scheletro alla nostra realtà. Ma adesso torniamo all'immagine. Se non stai attento e fai no clip fuori dalla realtà, nelle aree sbagliate, ti troverai nelle backrooms, dove non c'è altro che l'odore della vecchia moquette bagnata, la follia dell'unico colore giallo, l'infinito ronzio di sottofondo, delle luci fluorescenti e circa 600 milioni di miglia quadrate, di stanze vuote e segmentate casualmente in cui essere intrappolato. Dio ti salvi se senti qualcosa nelle vicinanze, perché di sicuro ti ha sentito. Adesso, per darvi un'idea di quante siano 600 milioni di miglia, vi basta pensare che è circa 6 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Queste backrooms di sicuro non sono infinite, ma ritrovarsi al loro interno significa vagare senza meta, per sempre. Ma tornando alla loro storia, da quel momento migliaia di sviluppi e teorie hanno iniziato ad emergere sul web. La versione ufficiale vuole che queste stanze, che in italiano potremmo chiamare stanze sul retro, siano una sorta di realtà alternativa, collegata ma opposta al nostro mondo. Proprio come nei videogiochi ci sono i glitch e gli oggetti che li attivano, anche nella nostra realtà sarebbero presenti oggetti in grado di connetterci all'altra parte della mappa, le inquietanti backrooms. Avete presente quei spaventosi video che riprendono i glitch nella vita reale? Ecco, possiamo dire che quando avviene qualcosa del genere, siamo vicini al no clip. E stando poco attenti e interagendo con gli oggetti che ci circondano, potremmo rompere il codice di programmazione della realtà per finire in questi non luoghi. Ma perché sono diventate così famose? Al di là della storia, sicuramente affascinante, le persone sono particolarmente interessate alla foto. Tantissimi hanno detto di aver già visto quel posto. Come se risvegliasse in loro una sorta di nostalgia mista a paura. La paura di restare soli, abbandonati e con la consapevolezza che qualcosa di pericoloso si aggira nel nulla insieme a te. Alcuni hanno addirittura giurato di essere già stati in un luogo identico,
ma senza ricordare dove fosse e quando fosse stato. La potenza di questo fenomeno, quindi, viene soprattutto dalle sensazioni assurde che le persone hanno provato grazie ad una semplice immagine. Com'è possibile che in tanti ricordino questi luoghi? Li hanno forse visitati in sogno? Se devo essere sincero, anche a me questa immagine ricorda qualcosa. Qualcosa della mia infanzia, forse, ma non ne sono sicuro. Ad ogni modo, su questo aspetto ci torneremo anche dopo. Grazie quindi alla capacità di attirare tutta questa attenzione, nel tempo la community del web è riuscita a dare una definizione generale alle backrooms, definendo le caratteristiche del piano che vediamo nella foto e di vari altri cosiddetti livelli. Inizialmente esistevano solo 3 livelli noti, ma con il passare del tempo ne sono stati aggiunti tantissimi, fino ad arrivare al livello chiamato infinito. Più si scende e più ci si addentra nell'infinito e spaventoso mondo parallelo delle backrooms, e sarà sempre più difficile tornare nella nostra realtà. Ovviamente non posso parlarvi di ogni singolo livello, ma vedremo insieme i principali, e in descrizione vi metto anche il sito in cui li potete trovare tutti. Quindi, se siete abbastanza coraggiosi, entrate insieme a me nelle backrooms. Scivolando dalla nostra realtà, potremmo cadere per ritrovarci al livello 0 delle backrooms. È quello descritto dal post di 4chan, che però non spiega esattamente chi o cosa possiamo incontrare al suo interno. Questo è il generale punto di entrata, nonché il più famoso. Sono state scritte storie, raccontate presunte esperienze e addirittura fatti numerosi videogiochi su questo livello. Esiste però un video, pubblicato a gennaio del 2022 da Kane Pixels, che in pochissimo tempo è stato visto da più di 20 milioni di persone. Il motivo è una ricostruzione accurata e dettagliata del livello 0. Il video pretende di essere un found footage risalente al 23 settembre del 1996, quando uno di questi ragazzi ha fatto un noclip e si è ritrovato nel luogo in cui nessuno vorrebbe trovarsi. Appena entrati, l'unica cosa che si può sentire è l'infinito ronzio di sottofondo delle vecchie luci fluorescenti. Iniziando a camminare, ti puoi subito rendere conto di non avere via di fuga. Ogni stanza porta ad un'altra stanza, diversa ma uguale, e a questo punto la maggior parte delle persone, prese dal panico, potrebbero iniziare a correre in cerca di una via di fuga. Non potreste fare niente di più sbagliato. Fare rumore potrebbe attirare l'attenzione su di voi. Quindi vagate, alla ricerca di uno stimolo, qualcosa che non sia quell'odiosa carta da parati, e mentre continuate, realizzate che stando lì, lentamente, perderete la sanità mentale. L'unica cosa che potrebbe creare conforto è pensare che non siete soli. Potrebbero esserci altri umani lì, ma in uno spazio di 600 milioni di miglia quadrate è abbastanza improbabile trovarne uno. È sicuramente più probabile venire a contatto con una delle entità del piano zero. Le interazioni con esse sono rare, ma potrebbero avvenire. Se incontrate, possono essere molto pericolose. Vi consiglio di non fidarvi di chi o cosa vedete lì, perché anche se hanno un aspetto umano, potrebbero essere una di queste entità. Ce ne sono un bel po' che si possono incontrare in questo livello. Le più conosciute sono gli Hounds, creature umanoidi con tratti sfigurati e che si muovono usando 4 arti. Se vi capita di incontrarli, dovete lentamente indietreggiare e non dovete in nessun caso guardarli per troppo tempo. Se riuscirete a sopravvivere a questi incontri e in qualche modo a non impazzire, potreste riuscire a scappare dal livello 0. Camminando tra le varie stanze, potreste notare una parete con dei colori più chiari o più scuri rispetto a tutto il resto. Questo è il segno che si tratta di una parete con la quale, interagendo, si farà un ulteriore noclip. Esiste una piccola possibilità che quel muro vi riporti nella realtà, quella in cui siamo adesso, ma dovete fare attenzione. Non esiste un modo per determinare dove verrete noclippati. Questo significa che l'interazione con queste pareti è molto rischiosa e potrebbe farvi raggiungere altri livelli delle backrooms, livelli dove l'ambiente è più ostile e le entità più numerose e pericolose. Esistono comunque 4 metodi per uscire dal livello 0, ma nessuno di questi vi riporterà nella realtà. Sono più che altro un modo per continuare il nostro spaventosissimo viaggio e cercare una via d'uscita altrove.
Una varietà di eventi non noti potrebbe causare una dissolvenza improvvisa dei corridoi che diventeranno il livello 1. No clippare in un muro potrebbe portare al livello meno 1. Sì, esistono anche svariati livelli negativi e sono spesso molto più pericolosi di quelli che vedremo oggi. Cadere attraverso il pavimento, invece, può portare al livello 27, ma potrebbe anche farvi sprofondare nel vuoto. Il livello 27 è parecchio più pericoloso e le entità più ostili. Quando ho visto la presunta foto di questo livello, mi sono venuti i brividi, ma abbiamo appena iniziato. Raramente, dirigendosi abbastanza lontano dal punto di partenza, potrebbe portarvi nella stanza Manila. Questa è una sorta di estensione del livello 0, ma la differenza sta nelle forti luci fluorescenti, di colore molto caldo, quasi arancione. La carta da parati cambia decorazione, e in questa stanza non sono state riportate entità. In ogni caso è frequente sentire bussare ripetutamente, un suono che lentamente fa il giro e circonda tutta la stanza. Ritornare da dove siete entrati vi farà tornare in un'altra zona del livello 0. No clippare attraverso un oggetto, invece, vi farà raggiungere il livello 1, un luogo molto, molto più oscuro. Arrivati nel livello 1 in un modo o nell'altro, noterete subito un grosso cambiamento. Adesso vi trovate in una sorta di enorme magazzino con pavimenti e pareti in cemento, luci fluorescenti soffuse e una bassa e angosciante nebbia. Qui la nebbia spesso forma condensa, creando frequenti pozzanghere sul pavimento che non vorrete calpestare se non volete farvi sentire. Questa volta si può sentire il continuo ronzio di qualche macchinario in tutte le aree. A differenza del livello 0, questo livello possiede una fornitura costante di acqua ed elettricità che consente una grande abitabilità per le entità che vi si aggirano. Per questo viene definita zona abitabile delle backrooms. È anche molto più ampia e sono presenti scale, ascensori, stanze isolate e corridoi. Anche qui non siete soli. Le luci fluorescenti non funzionano molto bene qui. Spesso iniziano a tremolare proprio quando ci si passa vicino. A volte poi decidono di spegnersi, lasciando la zona nella completa oscurità. Ed è nell'oscurità che si nascondono le creature del livello 1. Non potrete vederle, ma vi accorgerete della loro presenza grazie alle loro urla distorte. È possibile entrare in contatto con i Dullers, oscure creature umanoidi che hanno una piccola possibilità di essere incontrate anche nel livello 0. Sono creature pericolose e continueranno a seguirvi fino a quando non cambierete livello in qualche modo. Poi ci sono i Facelings adulti, praticamente uomini adulti senza volto. Potete stare tranquilli con loro. Non saranno ostili, se non provocati. Poi però si possono incontrare anche gli Skin Stealers, in italiano, ladri di pelle. Questi sono grandi entità umanoidi che spesso indossano la pelle delle loro vittime come travestimento. Se non hanno fame sono docili, ma in caso contrario daranno la caccia ad ogni umano che vaga da solo, per poi strappargli la pelle a mani nude. In effetti in questo luogo viene accentuato ancora di più il senso di smarrimento e terrore di essere soli e perduti in un'infinita prigione. A differenza del livello 0 però, si aggiunge l'oscurità, un altro elemento che sommato a tutto il resto rende la zona davvero da incubo. Da qui comunque si possono raggiungere tantissimi altri livelli, come il 229, il 188, il 1950 e il 7453. Ognuno di questi ha una particolare procedura per essere raggiunto, ma oggi ci concentriamo su altro. Vagando per l'infinito magazzino di cemento, potreste trovare una porta aperta, a differenza delle molte altre chiuse a chiave. Questo è l'elemento che vi farà no clippare a livello 2. Se non la trovate, non preoccupatevi, la semplice esplorazione della backroom in qualche modo vi porterà a raggiungere il livello 2 o a tornare allo 0. Noi ovviamente proseguiamo. Continuando a camminare per il livello 1, le pareti inizieranno a restringersi e cambiare progressivamente. Le luci fluorescenti diventeranno sempre più accese e intense, facendo notevolmente aumentare il ronzio e la temperatura della backroom.
A questo punto sarete sicuri di essere al secondo livello, chiamato Pipe Dreams. Qui gli stretti corridoi sono ricoperti da lunghissimi tubi e macchinari, rendendo l'ambiente claustrofobico e soffocante. Praticamente tutto ciò che vive in questo livello è ostile, tranne i facelings adulti, che abbiamo già visto essere piuttosto innocui. Qui si possono comunque incontrare gli Hounds, ma ancora peggio, gli Smilers. Queste sono entità ostili, riconoscibili grazie ai loro occhi e denti luminosi, che riflettono la luce. Non riuscirete mai a vedere il resto del loro corpo proprio per questo motivo. Sono abbastanza semplici da evitare, ma dovete stare attenti. Puntare una luce contro di loro li farà partire alla vostra caccia e sono anche particolarmente suscettibili a rumori improvvisi. Quando ne vedete uno, vi consiglio di continuare a fissarlo senza mai chiudere gli occhi e indietreggiare lentamente. Sono esseri molto comuni e pericolosi nelle backrooms, ma gli Scratchers sono ancora peggio. Sono entità molto ostili. Le potete riconoscere per via del loro aspetto lungo e snello. Sebbene appaiano in forma leggermente umanoide, i loro corpi sono estremamente sfigurati e non hanno occhi distinguibili. Queste entità hanno anche lunghi artigli e sono note per emettere un suono graffiante quando si trovano nelle vicinanze. Se sentite questo suono, è vivamente consigliato di scappare il prima possibile. Ma siate silenziosi quando lo fate perché gli Scratcher hanno un udito sviluppatissimo e possono facilmente scovarvi ed eliminarvi. Per molti, questo è l'ultimo livello delle Backrooms, ma come ho già detto nel tempo si sono sviluppate tantissime altre stanze da esplorare. Una volta arrivati qui comunque è quasi impossibile tornare nella nostra realtà. Alcuni però raccontano di esserci riusciti con un metodo specifico. Il semplice arrendersi, rassegnarsi e accettare che questa sarà la nostra vita per sempre potrebbe farci tornare nella realtà. Tuttavia nel tempo si sono scoperti altri modi per poterlo fare. Uno dei più famosi sarebbe raggiungere il livello chiamato The End e aprire un file nel computer chiamato reallifesoha.exe. In realtà tantissime persone diverse hanno condiviso sui vari forum altri modi per uscire basandosi su una loro presunta esperienza. Tuttavia il modo ufficiale sarebbe il primo che vi ho spiegato, la rassegnazione. Siete qui ormai, questa è la vostra nuova casa. Non è certo accogliente, ma è spaziosa, intricata e abitata da entità interessanti, seppur spaventose. Pensate di riuscire ad ambientarvi? O forse preferireste morire? Rieccoci nella nostra realtà. Le backrooms sono qualcosa di spaventoso per tantissimi motivi, ma possono essere considerate reali. Questi luoghi fanno leva sulle paure più profonde di ognuno di noi. La paura di essere soli, abbandonati, intrappolati, schiacciati, osservati e cacciati. Tutto questo però sembra non essere altro che l'ennesima creepypasta del web. Nata su 4chan e successivamente evoluta in qualcosa di mostruoso, penso che questa sia la creepypasta più terrificante di sempre. Ciò significa che non è reale, ma anche sapendolo, guardare queste immagini e collegarle alla loro storia fa semplicemente venire i brividi. Nonostante tutto però, ci sono persone che giurano di esserci state, chi nei sogni, chi durante un coma o chi consciamente. Sta a voi credere o meno a queste dichiarazioni. Ma se questi luoghi sono falsi, perché alcune delle immagini provocano quella strana sensazione di familiarità e nostalgia? È come se per qualcuno vedere questi luoghi sia come vedere una foto della propria infanzia, ma aggiungendo un tocco inquietante data la mancanza di qualsiasi contesto. A questo punto una domanda sorge spontanea. Chi ha scattato questa foto? Quando e dove l'ha fatta? Sul web non sono riuscito a trovare alcuna risposta. Alcuni pensano che l'utente anonimo di 4chan non sia semplicemente una persona annoiata che ha deciso di inventarsi una storia. Anzi, credono che sia qualcuno che è riuscito a entrare nelle backrooms, scattare qualche foto per poi uscire e ricordarle al mondo. Ma allora perché le persone hanno iniziato a ricordare e a quanto pare entrare in queste stanze solo dopo il maggio 2019? Secondo me si tratta spesso di false esperienze raccontate per alimentare il mito. Ma sono sicuro che qualcuno c'è stato realmente, nei propri sogni. Informarsi riguardo questo fenomeno, immergersi al suo interno e alimentare le proprie conoscenze a riguardo, sicuramente può portare a sognare di essere nelle backrooms. Tante persone dicono di averlo fatto e la cosa che mi turba è che tutti
affermano di non essere riusciti a svegliarsi finché non sono riusciti a no clippare, tornando nella realtà. Quindi forse le backrooms ora esistono nella nostra mente, nel nostro subconscio, che potrebbe intrappolare se stesso in questo infinito e spaventoso labirinto di terrore.